Ciao a tutti. Come diceva la professoressa Martini, io sono Daria, lei è Marianna e lavoriamo per due enti che sono la provincia di Parma e il coordinamento degli enti per il servizio civile e che insieme gestiscono uno sportello per i giovani che non è di forma giovani di Parma che parlerà dopo, ma è uno sportello più dedicato ad alcuni progetti, soprattutto di volontariato, sia in Italia che all'estero. Noi ci occupiamo di vari progetti, che possono essere anche scambi internazionali, progetti di volontariato con i campi di lavoro, però soprattutto ci occupiamo di due progetti che sono il Servizio Volontario Europeo e il Servizio Civile. Io vi parlerò adesso del Servizio Volontario Europeo, Marianna del Servizio Civile, molto brevemente. Alla fine vi daremo, cioè lasceremo sul sito, più che altro una sitografia con tutte le, tutti i siti, ovviamente dove potete trovare informazioni perché i progetti sono tanti, le opportunità sono tante, internet offre migliaia di informazioni e ovviamente ognuno a seconda dei propri interessi personali cerca quello ovviamente che è più adatto a lui. Noi adesso vi illustriamo questi due progetti, però se per caso insomma qualcosa vi interessa, noi abbiamo anche una newsletter mensile nella quale informiamo su tutte queste possibilità di andare all'estero, perché fare volontariato all'estero accresce, insomma, sicuramente è un'esperienza educativa importante, ma spesso è anche retribuita, quindi insomma diciamo non sempre fare volontariato è solo una questione di scelta personale, ma a volte può anche essere un modo di avvicinarsi e fare qualcosa di positivo, però di avere anche un ritorno, anche se un piccolo ritorno economico che è sempre importante. Quindi, parlando del Servizio Volontario Europeo, è un programma dell'Unione Europea, ovviamente, all'interno del programma di campo che è Gioventù in Azione. E il Servizio Volontario Europeo è aperto a tutti i ragazzi dai 18 ai 30 anni e si svolge, come dice la parola stessa, soprattutto nei paesi all'interno dell'Unione Europea, tutti i paesi membri. Può essere svolto anche in altri paesi al di fuori dell'Unione Europea, sono progetti particolari, però è possibile anche questo, quindi permette stare all'estero a fare attività di volontariato, soprattutto in ambito sociale, ambientale, con i bambini. Quindi si partecipa a questo progetto che dura tra i 6 e i 12 mesi e si può partecipare, come dicevo, dai 18 ai 30 anni. Vi dico, molti pensano che sia un progetto da fare dopo la laurea. In Italia c'è questo pensiero che finché non si laurea, cioè si esce dalle superiori, si fa l'università. Io sinceramente vedo che nel resto dell'Europa quasi tutti i ragazzi si prendono molte volte finite le superiori un anno sabbatico e partono e fanno un anno da volontari. Il Servizio Volontario Europeo dà un pocket money di 150, circa 100 euro, 150 al mese, più viaggio, vitto e alloggio. E per quello che penso io, comunque un'esperienza di un anno di questo tipo insegna tantissimo. E è vero che la scuola è molto importante, però è anche importante la crescita personale e ovviamente si impara comunque la lingua, perché andando in un altro paese non solo si parla la lingua del paese dove si è, ma anche l'inglese, perché comunque è con gli altri volontari, con molte persone magari non riuscendo pensi ovviamente magari a imparare subito la lingua, anche perché appunto si può andare in Polonia, così come in Spagna, così come in Norvegia, e quindi l'inglese diventa poi la lingua principale del volontariato. Allora, l'offerta dello SFEA ovviamente iniziale è comunque un orientamento, poi il viaggio, come ho detto, la formazione, pocket money, un'assicurazione e un attestato, come diciamo insomma quasi tutti ovviamente i progetti europei.
non è ovviamente sfruttamento di manodopera, quindi non è un lavoro, non è un tirocinio, non è un viaggio, una vacanza, non è comunque un corso di lingua, cioè la prima cosa, la prima motivazione che deve essere quella proprio di voler aiutare comunque qualcuno, una collettività, e, come dicevo, non è sfruttamento di manodopera e non è neanche comunque studio o formazione professionale. Questi sono altri programmi, ci sono Erasmus, ci sono Leonardo, ci sono altri programmi europei che permettono di fare tirocini, questa è una cosa diversa. La struttura dello SVE è molto semplice, c'è un'organizzazione di invio, c'è un volontario e un'organizzazione di accoglienza. L'organizzazione di invio, che in questo caso siamo noi come provincia, è il volontario che è la persona interessata a partire e l'organizzazione di accoglienza è quella che ospita i ragazzi. L'organizzazione di invio prepara i ragazzi, li aiuta a fare le domande di partecipazione, a orientare, a dare tutti i consigli, e l'organizzazione di accoglienza prepara i ragazzi una volta arrivati proprio all'attività, perché comunque fare volontariato non è come una cosa così semplice, tante persone arrivano e poi si trovano spaesati perché pensavano fosse un'altra cosa. Il percorso di accompagnamento è comunque molto importante, soprattutto ovviamente quello dell'associazione di accoglienza, che comunque è sempre un'associazione, diciamo, accreditata dall'Unione Europea, quindi controllata e vengono controllate proprio con delle verifiche, anche delle visite, e quindi è un programma ovviamente strutturato e con tutti i suoi controlli. Per partecipare, diciamo che ci sono due modalità per partecipare. Esiste un database dove voi potete trovare tutti i progetti attivi in questo momento in tutti i paesi europei, suddivisi per tematiche, potete scegliere il progetto, la candidatura è spontanea, cioè voi potete inviare direttamente all'ente dove volete andare la vostra lettera in inglese o nella lingua del paese, con le vostre, una lettera motivazionale e un curriculum. La conoscenza pregressa della lingua non è un requisito, quindi si può partire anche non conoscendo la lingua. Infatti noi, per chi è interessato, aiutiamo comunque anche a scrivere eventualmente la lettera, a dare consigli, perché non è previsto già la conoscenza della lingua. Quindi il database è così. Poi esistono anche progetti già approvati, e sono progetti appunto che trovate anche già su molti siti o che noi inviamo tramite la newsletter, cioè mensilmente ci sono dei progetti di associazioni a livello soprattutto nazionale che sono già approvati, e lì si può mandare la candidatura direttamente e le partenze sono anche più ravvicinate. Per cui un'associazione di invio potrebbe essere anche a Roma, se un progetto è presentato a Roma. Però diciamo che invece seguendo la procedura, quella più classica, si passa attraverso il database. Comunque, come dicevo appunto, noi siamo un ente accreditato di bio, quindi se la cosa vi può interessare, adesso è utile inondarvi di informazioni anche troppo dettagliate. Comunque il programma generale è questo, se qualcuno per caso fosse interessato può anche andare sul nostro sito, che è www.sociale.parma.it, alla sezione giovani trova tutte le informazioni, eventualmente si può iscrivere alla nostra newsletter che è sezione 1828 chiocciolaprovincia.parma.it, nostra mail, e quello che insomma è importante dire è che noi cerchiamo comunque, essendo, concentrandoci più su progetti non tantissimi ma più mirati, che cerchiamo di dare una consulenza, un aiuto personalizzato alle persone, quindi se avete bisogno proprio di un consiglio, di un orientamento, di un'idea proprio più calata proprio sulla vostra persona, questo è quello che noi cerchiamo di fare. E niente, qua poi, come dicevo appunto, c'è tutta la sitografia sia sul servizio volontario europeo che però sui campi di lavoro, sui campi internazionali, perché ci sono anche altri programmi di volontariato magari più fattibili durante l'estate, come i campi di lavoro e gli scambi, che durano solo 1 o 2 settimane e sono quasi tutti gratuiti, quindi soprattutto gli scambi magari durano 2 settimane e danno la possibilità di partecipare
degli scambi con altri volontari, altri ragazzi delle scuole da tutta Europa, a parlare in inglese per 2 settimane, considerato quanto costano le vacanze studio, questi sono gratuiti e quindi è un'opportunità sicuramente molto interessante. E qua appunto ci sono i siti, poi i siti generici sulla mobilità europea, quindi anche sui tirocini, di lavoro, e poi i siti delle associazioni nazionali più importanti che propongono progetti di volontariato all'estero. Io vi ringrazio e passo la parola alla mia collega. Io vi parlo brevemente un po' del servizio civile nazionale. Magari sapete anche già che cosa si tratta, non so se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, comunque il servizio civile è l'opportunità che il nostro Stato dà a tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni di svolgere un anno, cioè dedicare un anno della propria vita, abbastanza tempo, a favore di un progetto solidaristico. Progetti che si possono svolgere in diversi ambiti, in diversi tipi diciamo, di attività, di tipo assistenziale, educativo, recreativo, ma anche in ambito culturale oppure di salvaguardia dell'ambiente, ad esempio, e si possono svolgere in enti diversi, in associazioni di volontariato, in cooperative sociali, in enti pubblici. Non è un anno, diciamo così, di lavoro, ma è un anno che vi dà la possibilità di seguire un progetto, un'attività costante, un'attività che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi e che vi garantisce una formazione costante per tutti i 12 mesi, vi dà la possibilità quindi di inserirvi in un contesto che vi dà delle regole, vi dà delle norme da rispettare, vi dà dei orari, però al tempo stesso vi aiuta diciamo, ad entrare nel mondo del lavoro e soprattutto vi aiuta ad essere utili, cioè dedicare un po' del vostro tempo ad un'attività importante per tutta la collettività. Il servizio civile vi chiede un anno della vostra vita, diciamo così, però vi retribuisce, vi dà un piccolo compenso mensile, circa 433 euro al mese, e questo diciamo può essere un incentivo anche per quelle persone, comunque per quei ragazzi che non sanno bene diciamo che cosa fare nel loro futuro, usciti dalle scuole superiori o anche dopo il percorso dell'università, e vogliono confrontarsi un po' con la realtà, col mondo esterno, anche con quelli che potrebbero essere diciamo così problemi un po' di tipo sociale. Quindi l'opportunità è quella di entrare un po' nel contesto della vostra città, di conoscere tanti enti diversi che possono essere appunto le associazioni, le cooperative, gli enti pubblici, e di conoscere qual è la realtà un po' sociale, il contesto culturale della vostra città. Il servizio civile però non si può fare, cioè si può fare in Italia, ma si può fare anche all'estero. Chi ha deciso di seguire il servizio civile pensa che l'opportunità diciamo di fare un progetto di sviluppo anche all'estero sia comunque un modo di difendere la vostra patria. Quindi se qualcuno di voi ha voglia di spendersi in questo senso, può dedicare l'anno del servizio civile anche a progetti che si svolgono all'estero e si svolgono in qualunque paese del mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, diciamo così. Quindi potete andare in Africa, in Sud America, potete andare in India, in Asia, anche attraverso il servizio civile. Quando esce, come si fa a aderire? Quando esce il bando, cioè l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, lo Stato emette una volta all'anno circa un bando. Questo bando contiene tutti i progetti che si possono fare sia in Italia che anche all'estero. A voi è chiesto di fare una scelta, quindi siete voi che scegliete il tipo di progetto che volete fare e presentate la domanda. Seguirà una selezione e ragazzi che vengono selezionati possono attivarsi per dare parte al progetto. Il servizio civile lo possono fare in Emilia Romagna anche ragazzi stranieri, quindi non è solo un'opportunità per i ragazzi che hanno la cittadinanza italiana, ma anche per quelli che ancora non hanno e che comunque in Italia, cioè in Emilia Romagna, possono svolgere questo progetto. Quindi un anno diciamo all'estero può essere sicuramente importante per voi, per aiutarvi nella comprensione della lingua, oltre che la conoscenza di un'altra cultura, e lo potete fare essendo comunque all'interno del progetto, avendo una diciamo, se vi inserite all'interno di un ente che ha una responsabilità
responsabilità e avendo anche un piccolo ritorno, un piccolo rimborso economico. Il servizio civile appunto, è un progetto dello Stato italiano, le tempistiche e i bandi sono decisi dallo Stato italiano. Il prossimo bando dovrebbe uscire a settembre, quindi chi di voi terminerà la scuola superiore e insomma, sarà indeciso potrà prendere appunto anche l'esame con opportunità. Vi lasciamo il materiale e vi lasciamo anche qualche video fatto dal nostro coordinamento sul servizio civile svolto da ragazzi alcuni anni fa. Questi ragazzi vi fanno vedere come si svolgeva un po' la loro giornata tipo, ragazzi che stavano svolgendo appunto il servizio civile. Vi raccontano un po' cosa facevano, come si svolgeva la loro giornata e vi lasciano.